Successo per la quarta edizione della Straquasar, la gara podistica con partenza e arrivo al Quasar Village di Ellera di Corciano, che ha visto la partecipazione di quasi 350 atleti giunti non solo dall'Umbria. A imporsi al traguardo è stato Simon Kibelo Itanyang della TX Fitness, che ha staccato gli avversari sin dalle prime battute della gara, coprendo gli 11 km del percorso in 36 minuti e 30 secondi. In seconda posizione Marco Melchiorri dell'Atletica Winner Foligno, mentre al terzo posto si è classificato Matteo Giacomelli della Runner San Gemini. Il percorso è stata che era una salita tosta, sì. Ma mi sono piaciuto quella gara di oggi, grazie per l'organizzazione, mi sono divertito, è stata una bella gara per me. Tra le donne la vittoria è andata a Silvia Tamburi dell'Atletica Avis Perugia con il tempo di 39 minuti e 55 secondi, precedendo, ben staccate, le compagne di squadra Paola Garinei ed Irene Enriquez. Tra le società il successo è andato alla stessa Avis davanti alla Grifo Runners e all'Atletica Capanne. Felice di aver vinto una gara in cui ho dato come sempre tutto quello che potevo dare, un po' gestita, la prima parte un po' più veloce, la seconda cercando di recuperare, poi l'ultimo chilometro tirato. Ho cercato di dare il mio massimo nella prima parte e è stato un bel test. Il significato della Straquasar è importante perché dà un messaggio di stiamo insieme, stiamo uniti, stiamo ripartendo, quindi è un messaggio positivo. Poi anche in prospettiva del Natale pensiamo sempre in positivo. L'organizzazione è stata curata dalle società Lunatici Ellera Corciano e CDP Atletica Perugia insieme ad Archis, Spazio Conad e Quasar Village, che per l'occasione ha anche promosso tutta una serie di iniziative al suo interno incentrate su prevenzione, benessere e solidarietà. Chiaramente la solidarietà e la condivisione sono degli aspetti molto importanti per ricordarci anche che appunto la Straquasar storicamente è nata con l'associazione Avanti Tutta, con il nostro Leo, e quindi siamo orgogliosi e felici di portare anche avanti il suo progetto nel suo ricordo e siamo anche soddisfatti nel vedere che le volontà di Leo vengono realizzate dai suoi successori. Quindi l'appuntamento per tutti è alla quinta edizione della Straquasar, 13 novembre 2022.